È con noi Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dai noti eventi sismici del 2016. Per l'appunto, Giovanni Legnini si è trovato ad assumere questa importantissima responsabilità nel febbraio 2020, proprio poco prima del lockdown, quindi una difficoltà che si è giunta alla difficoltà. Innanzitutto vorrei ringraziarla, onorevole, della presenza sua e della sua struttura ad Urban Promo 2020 e in particolare nel convegno Ricostruzione semplice, sicura e sostenibile nei territori dell'Italia centrale, convegno programmato per la giornata di venerdì 20 novembre. Ci può illustrare i principali contenuti di questo convegno, che sono anche i contenuti del suo programma di lavoro? Sono io che ringrazio lei, Urban Promo, per questa opportunità che potrà consentirci di illustrare, raccontare ad una platea così qualificata ciò che abbiamo modificato in questi mesi, qual è il disegno che stiamo cercando di portare avanti per superare quella che era una situazione di stallo, situazione che rischiava di compromettersi in via definitiva o comunque gravemente con il lockdown prima e le difficoltà legate alla pandemia. Per allontanare questi rischi e soprattutto per modificare quell'andamento lento e incerto del processo di ricostruzione, abbiamo assunto decisioni molto rilevanti. Quel trinomio, ricostruzione semplice, sicura e sostenibile, li riassume gli obiettivi che abbiamo cercato di conseguire e che dobbiamo ancor più nel prossimo futuro implementare. Mi riferisco innanzitutto ad una robusta opera di semplificazione, affidando alle professioni tecniche, utilizzando anche la leva normativa primaria, una responsabilità rilevante, che di fare in modo che i procedimenti di concessione dei contributi, che nel passato duravano mediamente un anno e mezzo, possono invece completarsi entro un tempo molto ragionevole, ristretto. Le prime esperienze che si sono già verificate negli ultimi mesi di applicazione della nuova procedura ci portano a stimare un tempo medio di completamento della procedura che dura dai 60 ai 70 giorni. Il secondo asse di semplificazione è costituito dalla modifica del quadro di riferimento della strumentazione urbanistica e della semplificazione stessa delle procedure urbanistiche. Mi riferisco anche al grande tema dell'attestazione della conformità urbanistica. A distanza di quasi 4 anni, i piani attuativi approvati, piani attuativi che erano lo strumento privilegiato, scelto dal legislatore per poter pianificare la ricostruzione più complessa, erano zero. Interpretando lo spirito della norma già vigente, i piani attuativi come piani facoltativi, ad affiancare agli stessi uno strumento più agile, prevalentemente programmatorio, con effetti urbanistici possibili, i programmi straordinari di ricostruzione. Uno strumento appunto nuovo, capace di coniugare la necessità di dare ordine, di disegnare una visione, un quadro di riferimento del processo ricostruttivo e insieme le norme urbanistiche che servono per superare le difficoltà. Questo è l'impianto della semplificazione. Insieme all'esigenza di far sì che la ricostruzione segua le migliori tecniche e norme per garantirne la sicurezza sismica innanzitutto e non solo, per far tornare questi territori ad essere con i suoi edifici, con i suoi borghi, con il suo abitato, territori attrattivi.